futuro e poi pensare che a Roma la battaglia green si fa contro le auto d'epoca. Si deve convivere con la vettura e imparare a vivere con la vettura. Da quanti anni state insieme? Da parecchi anni. Storie, aneddoti, passioni, ricordi. C'è questo e altro nel cuore di chi guida un'auto storica. A Ferrara, per la 33esima edizione di Valli e Nebbie, le emozioni per le decine e decine di partecipanti in arrivo da tutta Italia si sono rinnovate. La volta che l'ha tradita quest'auto ci sarà stata? Ma devo dirvi no. Che se si fa una bella manutenzione, si tiene in ordine, funziona tutto. Come l'amore, insomma. Brava. Ma la vita è sempre più difficile per chi possiede un gioiello a quattro ruote. A Roma, con un'ordinanza, la circolazione di questi mezzi, auto o moto che siano, è stata bandita in nome della lotta all'inquinamento. Uno stop indiscriminato che non distingue nemmeno tra auto vecchie e auto storiche. Eppure, numeri percentuali lo dicono chiaramente. Nella capitale le auto storiche sono 9.945 su oltre 4 milioni di veicoli. Di più, percorrono annualmente lo 0,014% dei chilometri fatti dai veicoli di uso quotidiano. Siamo molto attenti all'ecosostenibilità. Le deroghe che chiediamo non sono certo deroghe in cui usi quotidianamente questi veicoli per andare al lavoro. La sera dei giorni feriali e di usarli magari nei giorni festivi e prefestivi, questo sì. Contro la decisione presa dal Comune di Roma insorgono le associazioni e gli enti certificatori dei mezzi storici che hanno presentato ricorso alla magistratura. Roma, la città della bella vita, la città dove arriva la Mille Miglia, la città dove il Presidente della Repubblica riceve i suoi omologhi a bordo di una bellissima Lancia Flaminia, tra l'altro omologata a Sì. Beh, lo stesso Presidente della Repubblica, in base all'ordinanza, non potrebbe circolare la Mille Miglia, non potrebbe arrivare a Via Veneto. Il divieto rischia di azzerare l'attività di un settore che rappresenta un importantissimo volano anche di economia, con un indotto nazionale che supera i 2,5 miliardi di euro l'anno. Ovviamente questi veicoli, che sono testimoni della storia e della nostra eccellenza, sono l'emblema per l'Italia, una bandiera. Bloccare questi veicoli nei garage e non poterli utilizzare ovviamente è un danno enorme per tutta la filiera degli artigiani, per la cultura, per tutto ciò che il motorismo storico promuove. Ah, la domanda da profana: quanto può impattare, Paolo, il passaggio alla domenica pomeriggio di una Topolino sulle emissioni totali che buttano fuori le auto che sono intrappolate, e tu lo sai perché sei romano, nel traffico di Roma? Io ho girato con una vecchia Fulvia, ecco, Lancia, che era di mio padre. Ho tirato avanti finché non ha lei tirato le cuoia cercando i pezzi, quindi sono dalla parte degli amateur delle vecchie macchine. È però anche una valida ragione quella di dire: vabbè, perché io siete dell'antiquariato, però emettete questo numero di gas e di cose che agli altri non è consentito. Io penso che, siccome questa è una cosa che succede in tutto il mondo, io ho vissuto un po' a New York e c'erano dei giorni in cui improvvisamente New York tornava agli anni 30, sembrava di essere in un film con Al Capone, perché era il giorno delle auto storiche, tutti non un giorno l'anno. Questi nostri amici con le auto storiche vorrebbero un accesso, mi pare di capire, serale, domenicale, quindi costante. E lì è una questione, credo, di calcoli. Bisogna fare i calcoli con l'inquinamento reale e decidere non sulla base delle emozioni. Sulla base delle emozioni io sto dalla loro parte, non c'è ombra di dubbio, però siamo persone per bene e pensiamo anche al bene collettivo. Allora, a proposito di calcoli, Tommaso, mi viene in mente questo paragone: è come chi ti dà l'indicazione di staccare la spina del televisore per evitare di consumare l'energia del LED che rimane accesa e poi tenere l'aria condizionata accesa tutto il giorno. È vero che anche da quella parte c'è uno spreco, però anche è anche vero che forse andrebbe trattato prima il macro problema. Diciamo che è una cosa delirante anche solo immaginare, per due ragioni, che proprio Roma possa credere che questa sia la strada per respirare meglio nella capitale. La prima, perché Roma è la città dell'antico, la città del passato, si fonda sulla testimonianza di come il passato, se tenuto bene e mostrato in un certo modo, sia il suo futuro. Quindi pensare che proprio Roma
tocchi quell'idea, quella sua tradizione, è folle, ma soprattutto basta viverci, insomma io ci vivo da molti anni, Roma è peggiorata in maniera drammatica, per capire che se tu vuoi togliere l'inquinamento a Roma, beh, toglierai i milioni di automobili che si muovono tutti i giorni, perché il sistema pubblico è riuscito a sprecare miliardi e a creare debiti miliardari nella capitale senza portare a un servizio occidentale contemporaneo, e non le poche auto ben tenute che in alcuni momenti si mostrano alla città. Cioè è proprio una questione di buon senso. Se siamo arrivati a questo punto, significa che noi non abbiamo più idea di quello che è la percezione comune del disastro dell'inquinamento di quella capitale, che passa da tutte le parti, forse tranne la testimonianza di queste poche auto d'epoca. Allora, proprio nel PD di Gualtieri, per trovare il collegamento di Scaletta, si sta consumando la prima